Non so voi, ma la cosa che mi viene in mente vedendo quello che sta succedendo in questo governo è che il vicepresidente del Consiglio del passato governo Di Maio vuole fare come il vicepresidente del Consiglio del passato governo Salvini. Insomma, Di Maio come Salvini, solo che oggi Di Maio è la maggioranza di questo governo e la minoranza, cioè quella del PD, sta zitta e muta, un po' come stavano i 5 Stelle quando Salvini diceva le sue cose. Insomma, il paradosso di quello che sta succedendo nella discussione sulla salva stati è che Di Maio fa Salvini e lo fa per due motivi. Il primo elettorale, evidentemente, perché insomma è difficile spiegare ai suoi elettori per quale motivo oggi sono diventati europeisti come Gualtieri, europeisti come Gentiloni, anche se ci fanno il governo insieme, europeisti come Ursula che loro stessi hanno votato. Questo è il primo motivo. E il secondo motivo, come si è capito bene oggi, per ricompattare il movimento di lotta e di governo. Il problema è che Di Maio, se fa come Salvini, deve fare come Salvini anche ad agosto, e cioè prima o poi deve togliere la spina a questo governo. E togliere la spina a questo governo vuol dire per il movimento di Di Maio perdere la metà dei propri voti, che è esattamente quello che i sondaggi raccontano oggi. Quindi quella di Di Maio è una salvinata, ma una salvinata con una rete di protezione un po' inferiore, perché in realtà chiamare le elezioni oggi per Di Maio ha un rischio molto superiore a quella che ci aveva Salvini durante il primo governo giallo-verde. Insomma, vi sembra complicata questa vicenda? Beh, insomma, la semplicità di questa vicenda è che sarebbe stato forse molto più opportuno andare a votare quando era necessario, e cioè quando cadde il primo governo giallo-verde, senza fare questa assurda forzatura di un governo giallo-rosso che non mi sembra abbia combinato un bel niente. I tempi sicuramente non prima dell'approvazione della finanziaria, che fino a dicembre diciamo siamo più o meno tranquilli, ma dopo, tra Emilia e tensioni, sarà veramente difficile capire come questo governo possa andare avanti. C'è soltanto un punto di domanda ed è quello di queste ultime settimane. Ma vi sembra normale che il PD si prenda tutti questi schiaffi in faccia dal suo alleato di governo e taccia, se non piccole e vaghe dichiarazioni di Franceschini e Zingaretti? Quanto potrà il PD far finta di nulla? Beh, insomma, se non riesce a trovare un compromesso nei prossimi mesi, questa legislatura è destinata a finire rapidamente. Ciao!